godere di quello che poteva essere l'appoggio di un territorio nel quale comunque ha vissuto per circa 20 anni. Mi vuol dire il suo nome e cognome in carico? Vicequestore della Polizia di Stato, Francesca Romana Capaldi. Grazie. Ecco, grande soddisfazione per voi, siete riusciti in un solo giorno ad arrestare insomma, una persona che si è macchiato di un reato orribile, la prima parola che mi viene. Sì, sicuramente soddisfazione nel riuscire a dare giustizia a una donna che ha subito il peggiore dei reati, soprattutto per mano di un uomo al quale è stata legata dal punto di vista sentimentale, con la quale ha condiviso due figli. Quindi in particolare l'efferatezza di questo reato che è stato perpetrato con volontà da quest'uomo che, come sappiamo, è evaso dagli arresti domiciliari e si è recato da Ercolano sino a Reggio Calabria, quindi affrontando diverse ore di auto per arrivare qui e non mostrando alcun tipo di pietà nei confronti della donna che comunque è stata legata a lui da un rapporto sentimentale e con la quale era sposato da circa 20 anni. Ecco, una caccia all'uomo che ha evidenziato comunque che ci sono delle pieghe, forse non è il compito suo, comunque delle pieghe in quella che è la legge in questo caso. Ma noi facciamo il nostro lavoro e sicuramente questo caso è stato affrontato sin da subito con una grande determinazione, con la volontà di riuscire a dare giustizia, con la caparbietà di dare giustizia a questa donna, condotto appunto dalla squadra mobile di Reggio Calabria e dagli operatori del servizio centrale operativo, incessantemente, devo dire, dalle 8:40 di ieri mattina, attivando qualsiasi tipo di scelta investigativa, come ricordava il dirigente della squadra mobile, quindi attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, attraverso una pressione sul territorio, perché avevamo compreso che questo soggetto poteva ancora essere qua, che sicuramente era un soggetto pericoloso, di cui la scelta anche di diffondere l'immagine di quest'uomo proprio per mettere i cittadini nelle condizioni anche di tutelare se stessi nel momento in cui fossero entrati in contatto eventualmente con quest'uomo da noi ritenuto particolarmente pericoloso. Ecco, la città d'Italia respira un sospiro di sollievo. Sicuramente sì, anche se di fronte a certi reati, a certi delitti perpetrati con particolare ferocia, in realtà c'è sempre tanto da riflettere. Grazie.